nexo. Cioè, sembra quasi una manovra berlusconiana, cambia il nome. No, allora, dico io, queste cose. Exor è un'associazione culturale che lanciava delle idee, è stata Exor a tirare fuori il concetto di residenze, che era un concetto osteggiato dalla gran parte della politica. Oggi il concetto di residenze, sapete tutti, che è un concetto che praticamente quasi tutti i politici rincorrono perché hanno capito i vantaggi di residenza. Ancora non è stato chiarito il concetto che la residenza deve essere a 360 gradi, non solo a chi porta occupazione, ma anche a chi porta liquidità. Quindi qualcuno di noi di Exor, io ero in Exo e sono in Exo, è entrato in questo progetto. Però sono due cose diverse. Exo è un'associazione culturale, questo è una startup di idee pronta a appoggiare proprio politicamente chi porta avanti determinate idee. Siamo sostenitori del casinò. Oggi esiste la Giochi del Titano, che è, spero che non mi querendo, ma in un sottoscala, bellissimo, però in un sottoscala. Allora tiriamola fuori, mettiamo una sede prestigiosa e sviluppiamo. Fino a ieri accettavamo le fatture fasulle e la raccolta del nero in certe nostre banche, mandarci fiduciari, in certi casi anche un po' opachi, e oggi però, ancora oggi, una certa parte della classe politica dice no al casinò perché è immorale. Ma come?